Salve amici, ciao Clearco, Clearco Bacco. No, ma che è? Uvo o limonsiglio? Guido, che cos'è? È limonsiglio. È limonsiglio, la stagione del limonsiglio, mi stavo mangiando un limonsiglio buonissimo. Dimmi ma che non ti c'è manca. Più la non c'è più la mezza stagione, il limonsiglio era di luglio, non era di agosto. Dimmi che ti manca il limonsiglio. Mi manca da morire il limonsiglio. Guido, proprio. Ma io qui ho qualcosa di meglio del limonsiglio. Guarda chi ti sto portando, guarda chi c'è qua. Chi c'è? La no! Bellissima Diana! La nuova inviata speciale dall'Italia, presumo. Diana, anche tu sei in vacanza in Italia, Diana. Sì, esatto. Ciao ragazzi, direttamente dalla Puglia. Un saluto. Dalla Puglia in cui il tempo oggi si è miracolosamente rovinato dopo giorni e giorni di caldo pazzesco. Quando organizziamo la videochiamata tra noi, giustamente, arriva il temporale. No, ma è per farti stare a casa, perché sennò tu saresti al mare, capito? Esattamente. Guarda che colorito da mare che ho. Sei sempre bellissima, Diana. Grazie. Diana, io non l'ho mai visto un tuo colorito da mare, comunque. Infatti. Facciamo una cosa, Cre, tu parla genovese, Diana barese e io napoletano, la facciamo così questa volta. Non sono capace. Io Diana, mi parlo il dominicano che facciamo prima. Eccola. Vai. Diana, abbiamo interrotto le tue vacanze e ti rompiamo le palle anche da lontano. Perché continuiamo a ricevere richieste di spiegazione, di delucidazione su questo grande tema dell'estensione del permesso di soggiorno turistico. Sta viaggiando questa notizia, tu per prima sei promotrice di questa notizia, però abbiamo bisogno di delucidazioni, spiegazioni, sì. La gente ci chiede. Anche perché Diana, scusa se ti interrompo, Clearco, c'è gente, Diana, veramente preoccupata, che magari voleva acquistare un immobile oppure voleva venire a svernare Repubblica Dominicana e dice ma che come posso fare se posso restare solo un mese? Noi sappiamo che tu ti esponi solo quando c'hai notizie da fonti ufficiali e quindi ti abbiamo contattato affinché tu ci possa chiarire questa situazione. Esatto, sì. Allora, devo dirvi innanzitutto che continuo ad avere anch'io un sacco di richieste sull'argomento, cioè gente che comunque, nonostante io cerchi di pubblicare sempre articoli per chiarire la situazione, la situazione comunque appare sempre confusa, ci sono sempre dubbi, incertezze, anche perché comunque l'informazione non viene data mai completa al 100%, neanche dalle istituzioni, cioè lo sappiamo ormai questo, quindi rimangono sempre dei punti oscuri da chiarire. Quindi, io faccio una piccola introduzione sempre su questo tema, poi ovviamente se avete delle domande anche di quelle degli utenti da potermi porre, io sono qua per vedere di chiarire alcuni aspetti. Grazie, Diana. Allora, introduzione sul tema. A fine giugno il Ministerio delle Relaciones Exteriores, che è il Ministero degli Affari Esteri di Santo Domingo, ha emesso questa circolare, e la cui notizia poi è stata poi confermata anche dall'immigrazione, che teoricamente sarebbe dovuto essere l'ente che doveva emettere un comunicato del genere, che sarebbe stato concessa ai turisti la possibilità di chiedere un'estensione o proroga del soggiorno turistico fino a un massimo di 120 giorni. Allora, legalmente, senza fare alcun tipo di richiesta, qual è la durata del soggiorno turistico concessa al turista che vuole venire in Repubblica Dominicana? 60 giorni, cioè per legge il turista può rimanere 60 giorni e non deve fare nessun tipo di richiesta. L'unica cosa che dovrà fare sarà pagare la tassa d'uscita, o meglio tassa di soggiorno, in realtà si chiama erroneamente tassa di uscita perché si paga all'uscita in aeroporto, corrispondente a 60 giorni, che è 2.500 pesos. Quindi questa è l'unica incombenza, all'uscita in aeroporto pagare 2.500 pesos. Questa tassa di soggiorno inizia a calcolarsi a partire dal 31esimo giorno di permanenza turistica nel paese. Quindi se il turista rimane per un massimo di 30 giorni, all'uscita non dovrà pagare nulla. Esatto. A partire dal 31esimo giorno paga la tassa di soggiorno corrispondente al periodo che ha trascorso in più nel paese. Quindi se rimane entro 60 giorni sono 2.500 pesos. Perfetto. Ok, questo poi
A partire da questo poi c'è il discorso della richiesta di proroga, che fino a prima della fine di giugno, dell'uscita di questo comunicato, era di massimo 90 giorni. Adesso è stata portata anche forse in conseguenza delle tante richieste da parte degli stranieri che vogliono rimanere di più in Repubblica Dominicana, perché sappiamo che ci sono tantissimi stranieri che vorrebbero rimanere anche 5, 6, 7, 8 mesi e magari non riescono ad avere, a cui non interessa avere, no, una residenza, un permesso di soggiorno, che però come turisti vorrebbero rimanere a lungo termine. Quindi le autorità dominicane hanno deciso di conseguenza di istituire questa possibilità, fino a un massimo di circa 4 mesi, 120 giorni. Questo però non elimina ovviamente il pagamento della famosa tassa di soggiorno, cioè quella comunque indipendente. Il fatto di pagare la tassa di soggiorno non esime dal chiedere la proroga. Chi può chiedere la proroga? Tutti possono chiedere la proroga a condizione che possano dimostrare, uno, di avere un biglietto di andata e ritorno entro chiaramente il periodo massimo consentito. Due, di avere il regolare timbro d'ingresso chiaramente sul passaporto e un passaporto valido, quindi in corso di validità al momento della richiesta. Il passaporto deve avere inoltre 6 mesi di validità ulteriore rispetto al periodo richiesto di proroga. E poi solvibilità economica, e su questo non vengono fornite ulteriori specifiche, quindi si parla di solvibilità economica in generale, poi con ampia libertà di prova, insomma, per dimostrarla, e un certificato medico che deve essere però fatto da un medico autorizzato con il suo ex aequatur, quindi con la sua autorizzazione a operare, nella Repubblica Dominicana. Questo è quello che viene richiesto. Per il momento la procedura è presenziale, cioè bisogna proprio andare alla Direzione Generale de Migración, la sede centrale che è in capitale, di persona, depositare la richiesta e attendere la risposta, che potrebbe anche essere negativa, cioè non viene garantito che comunque con il deposito della richiesta la proroga venga concessa, però diciamo nella maggior parte dei casi quando si dimostrano tutte queste cose viene concessa, e dopodiché attendere la risposta che arriva in tempo medio di 15 giorni, un mese, insomma è molto variabile, dipende poi dalle pratiche che loro hanno in corso nel periodo in cui viene depositata. E questo è un po' un riassunto. Diana, ma secondo te questa misura è stata presa anche in merito a tutti, non tutti, però quei pochi ma certificati respingimenti che ci sono stati con alcuni stranieri, italiani, francesi? Ma il discorso dei respingimenti in realtà ha poco a che vedere con questa misura, nel senso che il discorso dei respingimenti, a mio parere, rientra in un irrigidimento, se così vogliamo dire, della politica migratoria dominicana, in merito al quale la Repubblica Dominicana ha deciso che se lo straniero non si munisce, diciamo, di uno status migratorio, uno qualsiasi, che però lo renda regolare nel paese, in un prossimo viaggio suppone che lo straniero possa voler rimanere illegalmente, quindi non lo lascia entrare, non lo ammette nel paese. Cioè il respingimento ha questo tipo di funzione. Poi il discorso di introdurre una proroga è quasi una forma di voler venire incontro, secondo me, alle esigenze di chi, perché chi chiede la residenza normalmente perché risiede in Repubblica Dominicana o comunque ci rimane la maggior parte dell'anno. Però sappiamo che in Repubblica Dominicana comunque ci sono turisti a lungo termine a cui piace rimanere 2, 3, 4 mesi, e quindi penso che abbiano voluto fare un qualcosa, studiare una soluzione per venire un po' incontro a questi casi, senza che queste persone debbano per forza imbarcarsi nell'iter per la residenza, che come sappiamo non è neanche poi tanto semplice ultimamente. Io ho una domanda per Diana, che è questa. Diana, tu sì. Hai già avuto la possibilità di accompagnare un tuo cliente in questo percorso di estensione del permesso di soggiorno? Sì. E hai avuto buon fine? È andato a buon fine. Ok, sì, quindi diciamo hai delle prove pratiche sul campo, sì. Diciamo, perfetto. Sì, risposta ottenuta in media tra i 30 e i 45 giorni, però sì, è andata a buon fine. Ok, quindi, sì. Quindi è provato che funziona? Sì, funziona. Personalmente poi l'ho presentato proprio io, anche senza la presenza del cliente, perché in realtà quando il cliente si rivolge a un intermediario,
a un consulente, non è obbligatoria la sua presenza nello svolgimento della pratica, il che in realtà facilita moltissimo il tutto anche a chi viene in vacanza, perché chi viene in vacanza di sicuro non ha voglia di venire in Repubblica Dominicana a fare le file all'ufficio immigrazione, a venire magari 3-4 volte all'ufficio immigrazione per vedere se tutto è pronto. Cioè, in realtà gestisco tutto io autonomamente, poi la persona interessata ha la soluzione tra le mani, per cui in questo caso è molto comodo come modo di operare che abbiamo noi in particolare. Perfetto, a me sembra abbastanza chiaro tutto il concetto. Guido, secondo te? Sempre super chiarissima. Se è chiaro anche per Guido, è chiaro per tutti. Non lo so se avete avuto qualche domanda particolare, qualche dubbio particolare che vi è stato espresso. Non in particolare, nel senso che la maggior parte delle persone probabilmente non ha la possibilità di magari di studiare a fondo tutta la cosa, per cui fanno prima a chiedere ma cosa devo fare. E anche noi, certo, per primi, cosa abbiamo fatto? Chiediamo a Diana che cosa dobbiamo fare. Siamo certo. In coda anche noi. Certo. Anche Diana, se mi sembra un po' strano il fatto che se da un punto di vista migratorio ti mettono, diciamo, a posto, tra virgolette, per 4 mesi, poi comunque sei obbligato a pagare la tassa di soggiorno, che poi io sapevo che non era una tassa di soggiorno, ma era una multa per essere rimasto in Repubblica Dominicana in uno status migratorio che non era a posto, diciamo, quindi c'è un'incoerenza su questo. No, diciamo che c'è un malinteso sulla natura di questo pagamento, perché però Clearco continua a mangiare il limoncino. Limoncino. Ma mi state guardando? Certo, certo, sempre. Ma tanto sempre, Clearco dopo guarda la registrazione e impara, non ti preoccupare. C'è secondo me un malinteso sulla natura di questo pagamento all'uscita, perché è sempre stato interpretato come una multa, ma in realtà la tassa di soggiorno non è una multa, cioè la tassa di soggiorno è semplicemente una tassa proporzionale al tempo di soggiorno, che comunque è gratuita, anche se gratuita non è, perché si sa che all'ingresso in Repubblica Dominicana il turista paga $10 della tassa della tarjeta del turista, che già lo coprono per i primi 30 giorni, e poi a partire dal 31esimo giorno paga questa tassa di soggiorno, che è semplicemente una tassa sul soggiorno nel paese, cioè non è legata a una penalità o a una multa di nessun genere. Ecco perché, pur ottenendo la proroga, comunque il turista continua a pagare la tassa di soggiorno, perché sono due cose indipendenti. Il fatto di pagare la tassa di soggiorno e il fatto di essere in uno status migratorio regolare nel paese, cioè la richiesta di proroga non serve a evitare la tassa di soggiorno, ma serve a rimanere regolari per quei 120 giorni, in modo tale che poi a un prossimo rientro nel paese non si rischi poi il respingimento in aeroporto. Quindi... Ok, perfetto, chiarissima Diana, chiarissima. Grazie mille. Bene. Io diciamo ho perso un attimo fiducia in Clearco su questa cosa che facciamo ogni volta a fine video, vorrei vedere se tu ti ricordi quando finisce un video nostro cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire. Mettete mi piace sulla pagina di Diana. No, sulla pagina di Guido. Grazie ragazzi. Ciao Diana, un abbraccio.